Bentornati in diretta alla nostra diretta straordinaria sull'emergenza coronavirus. Allora, so che abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo Sì, subito. Pronto, sono qua. buongiorno. Buongiorno, sono Buongiorno. Maria Antonietta. Maria Antonietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io abito a Roiano Sì. e tratto con Unicredit, col Bancomat. Sì. È chiuso da oltre una settimana. Dove vado a prendere i soldi? Appunto, Il bancomat è chiuso? cioè non eroga soldi. Ho capito. Scrivono su, dopo lei preme, non so, 500 e 1200, quelli, e dopo dicono che non hanno soldi. Può provare in un altro sportello più vicino, non saprei dirle qual è, Ho però provato a telefonare, sì. niente, no, non rispondono, ho niente da fare. Capito. E dove vado a prendere i soldi? Mi piego dentro? Può andare in un altro sportello o della stessa banca o se ce n'è uno più vicino anche di un'altra banca, è Un'altra vero? banca Sì. dice? Sì. È l'unica, insomma, per prelevare col Sì. bancomat lo si può fare. È vero che c'è il problema delle piccole commissioni, no? Che ci sono, Sì, però dopo ti viene a costare se ha qualcosa, urgenza insomma, non un di... patrimonio, ma È insomma, comunque chiaro, se... certo. Buono. L'unica è prelevare o da un'altra banca o se conosce qual è l'altro sportello Unicredit, ne ha tanti, penso, però se conosce Sì, qual ho è... provato in Ecco. Corso Italia, Ah, in ok. Piazza della Borsa, in Via Ah, San in Nicolò. tutti? Ah, ho capito. Cosa prova tutti? Cioè, prova per telefono? Ah, ho capito, no, ecco, No, questo. inutile che No, dicono è di non vero. andare in Quindi le giro. consiglio di andare magari a prelevare il denaro nello sportello più vicino, in uno sportello È bancomat più indifferente vicino. qua praticamente. Sì, Non glielo so dire quale sia il più vicino. no, può provare se sapeva o no. Boh, comunque grazie, sa? Sei Grazie. favolosi, se. Ma Vi grazie signora. ringrazio di tutto. Buona giornata a lei. Arrivederci, grazie. No. Speriamo che appunto la signora riesca a prelevare il denaro e appunto che riesca a risolvere questo suo problema. So che c'è un'altra telefonata subito in attesa, poi leggeremo anche qualche notizia. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno signora. Maria Sono Maria Grazia. Grazia. Mi sono accorta oggi Sì. che ho la patente scaduta. Ecco, allora, tutte le patenti sono prorogate, quindi non si preoccupi, perché c'è stata la proroga, no? Non è Allora, che vado aspetta. fuori perché sono, però se ho un'urgenza, una farmacia, qualche cosa, ero preoccupata. Allora, proroga ad agosto per il rinnovo, dal Sole 24 Ore, già 4 giorni fa. Ma non per tutti, allora un attimo solo che controlliamo bene la notizia. Le patenti in scadenza possono essere rinnovate entro il 31 agosto, lo ha chiarito una circolare del Ministero delle Infrastrutture che scioglie il nodo creato dal maxi decreto sull'emergenza coronavirus. Ma attenzione, della proroga non potrà fruire chi aveva lasciato scadere la patente prima che venisse dichiarata l'emergenza. Cioè, se lei ha la patente scaduta già da prima, allora no. Mi è scaduta il 10 di marzo. Il 10 di marzo eravamo già in emergenza, sì, e quindi può aspettare al 31 agosto. La ringrazio Entro tre, molto. sì, e quindi speriamo, Grazie insomma, molte. grazie a lei signora, Grazie, speriamo che buongiorno, per il 31 grazie. agosto, insomma, non ci saranno più problemi davvero e riusciremo a fare tutte queste, anche queste piccole grandi incombenze quotidiane, insomma, diventeranno nuovamente la normalità. Allora, andiamo ancora avanti. Allora, dicevo che ci sono anche altre notizie. C'è in particolare un appello da parte dei sindaci dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che chiedono severità per chi esce. Abbiamo chiesto noi sindaci l'inasprimento delle sanzioni per chi esce di casa violando le limitazioni imposte per contenere la pandemia. Abbiamo chiesto la possibilità di applicare una sanzione amministrativa molto aspra perché confidiamo
speriamo che questa possa essere un deterrente molto più efficace rispetto ai provvedimenti messi in campo fino ad oggi, lo dichiara il presidente ANCI Antonio De Caro, che a nome di tutti gli amministratori locali si era rivolto al governo spiegando così le ragioni di questa richiesta. Nelle città in cui l'epidemia fortunatamente non è ancora esplosa, crediamo ci sia un grande problema di percezione del pericolo che viene purtroppo sottovalutato. I sindaci hanno provato a usare ogni strumento a loro disposizione, dalla sollecitazione diretta e personale ai propri concittadini perché non si uscisse per strada, alle denunce alle forze dell'ordine, alla condivisione del racconto di quel che sta accadendo nelle aree del nostro paese più colpite, fino all'utilizzo di strumenti come i droni, da ieri autorizzati dall'ENAC, lo ricordiamo, a questo scopo. Per vigilare sulle strade. Questo, aggiunge De Caro, con risultati più o meno efficaci. Tanti hanno capito, alcuni ancora no. Ora però non abbiamo più tempo da perdere. Crediamo che solo una sanzione economica dall'importo significativo potrà fungere da deterrente in maniera più efficace. Stare a casa non è un'opzione, è la misura più efficace per rallentare la diffusione dell'epidemia ed è un dovere che tutti noi dobbiamo osservare per salvare la salute e la vita degli altri e di noi stessi, conclude il presidente dell'ANCI e sindaco di Bari. Questo è il suo intervento che comunque ha nome anche di tutti gli altri comuni aderenti all'ANCI. Ancora c'è lo sciopero dei benzinai. Allora, da domani inizia lo stop agli impianti di benzina, lo annunciano insieme FAIB, FEGICA, FIGISC, ANIS. Noi da soli non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria né la sostenibilità economica del servizio, dicono i benzinai. Di conseguenza gli impianti di rifornimento carburanti semplicemente cominceranno a chiudere da mercoledì notte, quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali, e via via tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria. Lo annunciano in una nota FAIB Confesercenti, FEGICA, FIGISC, ANISA di Confcommercio. Questa è una notizia importante, cercheremo anche di capire che cosa succede qui nella nostra zona, proprio dal punto di vista del rifornimento di benzina. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Dario. Dario, un chiarimento. Prego. Pronto. Sì, sui nuovi moduli di circolazione. Sì. Dove bisogna scrivere, da dove parto, dove arrivo e tutto quanto, giusto? Mm-hmm, esatto. Ecco. E può essere valido per più volte se mi fermano o ogni volta bisogna ripetere tutto il modulo? Allora, ci sono questi moduli che sono già prestampati, si tratta solo appunto di compilare con i propri dati personali e con la ragione per cui si è usciti in quel momento e per la quale insomma si giustifica l'uscita in caso di fermata da parte delle forze dell'ordine, delle forze di polizia. Quindi, ok, siccome questo sì, modulo è per non è un lascia passare. Un problema di genitori, sì, di andare su e giù spesso, sì, durante il giorno, sì, se col stesso modulo è valido se mi fermano due volte, ipotesi, stesso giorno. No, se la fermano due volte, la seconda volta se non ha un modulo glielo daranno le forze di polizia che la fermano. Ok, bon, basta salvare il vecchio per dimostrare, al limite. No, perché quello cioè, il modulo quello lo dovrà consegnare alle forze dell'ordine quando la fermano. Ok, benissimo. E quindi c'è cioè, proprio questo lo scopo, no? Lei rilascia una dichiarazione, un'autocertificazione del motivo per cui è uscito e che questo motivo rientra in quelli consentiti per l'uscita. Sì, no, ma se trovo tre pattuglie nel viaggio... Saranno in quel caso le pattuglie a darle, a chiederle intanto perché è uscito e poi certo, perché, cioè, qual è stato il motivo e poi le daranno il modulo perché ce l'hanno anche le pattuglie. Ok, la ringrazio tanto. Di niente, si immagini, buona lavoro, giornata. A lei. Grazie. Allora, abbiamo parlato, non so se c'è ancora una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci, sono buongiorno. Livia da Trieste. Livia, buongiorno. Carissima Laura, in tutta questa tragedia, in tutti questi problemi, volevo dirvi
che avete veramente superato la maratona di Mentana. Siete ok, bravissimi, superate la maratona di Mentana, siete grandi. Un bacione a tutti. Grazie Livia, ciao, che carina, ciao, Laura, gentilissima. Un grande abbraccio. Grazie, continua a seguirci. È molto bello insomma questo rapporto che si instaura poi con i nostri telespettatori. Allora, dicevo prima che questa mattina e anche un po' nel corso di tutta questa maratona, come l'ha chiamata la signora Livia, abbiamo parlato anche delle tante richieste da parte dei cittadini di avere informazioni su quello che sarà, su quella che sarà la possibile ripresa per quanto riguarda il lavoro, l'assicurazione degli stipendi, la possibilità dei congedi parentali, i 600 euro famosi per le attività, per i lavoratori autonomi. Quindi di tutto questo abbiamo un po' parlato questa mattina insieme al consigliere della lista di piazza, il consigliere comunale Roberto Cason, che è anche appunto un esperto appunto del mondo del lavoro, come consulente appunto del lavoro. Quindi rivediamo il contributo estratto proprio dalla trasmissione Sveglia Trieste di questa mattina, in cui Cason spiegava quali sono i tempi un pochino che si dovranno attendere per poter accedere intanto a tutte le misure che sono state approntate, che verranno approntate dal governo e poi passeranno attraverso la regione. Quali saranno i tempi per potervi accedere, per fare le domande? Allora rivediamo il contributo. Le domande comunque più ricorrenti, sì, per quanto riguarda il mondo del lavoro sono quelle riferite ai congedi parentali, sì, ecco, al bonus dei 600 euro che le imprese, i lavoratori autonomi chiedono con forza, perché le persone sì, non sanno più che altro se possono già in questo momento avviare le domande, presso chi possono inoltrare le domande, se possono farlo autonomamente, sì, e se effettivamente le piattaforme sono già implementate da parte degli enti. Mi riferisco in particolare all'INPS, naturalmente, no? È chiaro. E quindi io raccomando anche ai cittadini che mi contattano di portare pazienza, perché la gran parte delle misure potranno essere avviate e quindi avanzate le richieste dai primi di aprile, quindi fino alla fine del mese l'INPS non riuscirà ad implementare le piattaforme. Chiaro. Inoltre, se qualcuno volesse provare a farlo da solo, io raccomando di dotarsi fin d'ora del PIN per poter accedere ai servizi dell'INPS, per poter chiedere i congedi parentali, per poter chiedere eventualmente i permessi 104, per chiedere i bonus, lavoratori autonomi, collaboratori coordinati continuativi. Questi sono i dubbi, non si sa come procedere. È chiaro che i patronati sono a disposizione in questo momento, con un orario ridotto naturalmente il suo appuntamento per ovvi motivi, ma in questo momento non possono dare questo tipo di assistenza proprio perché mancano le procedure. L'INPS ha garantito che le procedure verranno implementate tra qualche settimana, quindi bisogna portare pazienza. Tanti lavoratori a casa non sanno, ad esempio, se verranno pagati o no. Ecco, questa è una domanda che ci viene rivolta spesso anche con le mail o le telefonate da parte dei nostri telespettatori. Ci può chiarire questa situazione? Allora, innanzitutto bisogna assicurare che tutti i lavoratori verranno pagati tramite le casse, la cassa integrazione o cassa integrazione in deroga, quella ordinaria o quella in deroga. È chiaro che la retribuzione sarà ridotta. Non sarà al 100%, ma sarà all'80% della retribuzione spettante. Si parla naturalmente delle imprese che hanno dovuto chiudere, delle strutture che hanno dovuto chiudere per sospeso completamente l'attività, oppure quelle che a fronte di una riduzione della richiesta, della domanda, hanno dovuto diminuire le ore di lavoro. Qualcosa è quel idiota. Allora, siamo in collegamento telefonico con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, eccolo qui, per il consueto aggiornamento ormai quotidiano, no? da Gorizia, dall'Isontino. Intanto buongiorno, buon pomeriggio sindaco e grazie per questo collegamento. Buongiorno a lei, Bucarelle, buongiorno, tanti cari.
Allora, Va vediamo bene se. anche ai telespettatori. Grazie, grazie. Allora la vediamo dotato di mascherina, sempre al lavoro. Non abbiamo interrotto il suo pranzo, mi diceva prima, assolutamente, non mangia più a pranzo, è sempre al lavoro. Ahimè, non mangio più, ma non sento nemmeno gli stimoli della fame, quelli sì, alla sera quando finisco, notte inoltrata, grazie al cielo sì. Però non fa bene mangiare tardi e poi andare a dormire. Ecco perché Vero. quasi quasi potrei anche non andare a dormire. Ecco, no, anzi, dobbiamo mantenerci comunque in forza per affrontare questa emergenza terribile. Allora, come sta andando a Gorizia proprio dal punto di vista sanitario, delle strutture sanitarie, dell'attività per fare i tamponi? Ci racconti un po' come sta andando? Non so se si sente perché ogni tanto si interrompe la comunicazione. Mi dica lei se non si Si sente? sente, si sente. Si sente? Sì. Perfetto. E stamattina l'ho dedicata insieme all'assessore welfare un sopralluogo sia alla struttura ospedaliera ma anche a entrambi i luoghi in cui vengono prelevati i tamponi. Abbiamo una media a Gorizia dai 40 agli 80 tamponi al giorno. I referti, i risultati saranno più celeri visto che adesso abbiamo un laboratorio attivo anche a Monfalcone. Una raccomandazione da parte dei medici è di evitare davvero polemiche. La polemica che aveva investito anche la città di Gorizia e il suo ospedale, perché qualcuno, qualche scemo, si può dire o è pubblicità? Qualche scemo aveva cercato di. Ecco, non la sentiamo più, dopo la pubblicità non la sentiamo più, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Rodolfo Ziberna, sindaco di riconnessione in corso, mi si dice sindaco di Gorizia. Allora no, ci riproviamo, lo richiamiamo in diretta, purtroppo insomma sappiamo che in questi giorni le connessioni non sono proprio molto resistenti. Eccoci qui, ci rivediamo. Ecco. Dopo la parola pubblicitaria si è interrotta la comunicazione, allora, ecco. Era un invito a Certo. smorzare, a evitare ogni polemica. In questo momento a Gorizia, come sappiamo, sono stati realizzati 16 posti di terapia intensiva e perciò apriti cielo sui fake, qualche sciacallo che cominciava a dire sì, ma solo i goriziani, idiozie che comunque nascono, però fanno male a chi lavora in prima fila, fanno male ai medici, agli infermieri, le osse. Di tecnici, perciò cerchiamo di smorzare ogni polemica e rinviatela se qualcuno vuole continuare a vivere di polemiche, ma che si faccia dopo. Abbiamo perciò la sensazione che ci sia un calo in questo momento di positivi sul territorio, attendiamo perciò di registrare anche nei prossimi giorni, di dare forza a questa sensazione per capire se si tratta di un evento o di un trend. Una cosa carina che potrebbe essere interessante anche da mutuare sugli altri territori, stiamo contattando diverse associazioni, luoghi di cultura per capire se fossero in grado magari nei prossimi giorni di, ad esempio, realizzare un concerto in streaming da registrare o mettere online dei concertini che hanno già registrato, ma anche ad esempio la lettura per bambini di fiabe, bellissimi, cioè, ne abbiamo già parecchi. La lettura, perché no, anche di libri, qualcuno che si prende la briga di mettere in rete la lettura di libri per gli anziani o per un videoleso che non ha la possibilità di leggere, per Bello. aiutarlo ad occupare il tempo, ma anche, sa cosa, mandare in onda su questi siti Sì. che cercheremo di raccogliere come comune le immagini di Villa Coronini, del castello, di angoli successivi della città. Approfittiamo perciò anche per conoscere meglio la nostra città, chi vuole approfittare del tempo per conoscere meglio l'inglese, lo sloveno, Certo. per conoscere meglio altre materie, ma anche perché no, per conoscere meglio la nostra città. Poi esempio Trieste è una città stupenda, bellissima, tantissimi angoli non conosciuti probabilmente agli stessi triestini. Approfittiamo per consentire a queste persone, attraverso questo momento di fermo obbligato, di conoscere meglio Trieste, Gorizia e tutta la Venezia Giulia. Questo è un bell'invito, con sempre l'invito appunto a rimanere a casa. Abbiamo letto oggi sul giornale, anche sul Piccolo in particolare, anche questa tappezzeria che sta sfornando mascherine che le dona ai cittadini, una realtà goriziana, se non sbaglio, insomma. Certissimo, tra l'altro ho dato anche alcuni anche al comune di Gorizia per gli operatori più vicini, per
con l'utenza, l'abbiamo già ringraziata, è una tappezzeria storica, una delle, penso la, anzi in assoluto la più vecchia ormai nella nostra città, e perciò li abbiamo ringraziati perché questi sono i cittadini che noi piacciono, quelli che ciascuno in proprie, in base alle proprie possibilità, capacità, disponibilità di tempo e risorse, letteralmente si fa in quattro per aiutare gli altri. Perciò abbiamo rinnovo questo anche vostro tramite il ringraziamento a questa società, a questi artigiani. E ancora abbiamo visto sempre, appunto, ma ce l'aveva già detto anche lei, che ci sono al momento 26 contagiati, poi insomma ci sarà il bilancio questa sera, immagino più aggiornato. Tra questi c'è anche un medico di base, no? Si dice che le sue condizioni comunque siano buone, e ci ha colpito il fatto che l'età media degli infetti è di 58 anni, quindi relativamente giovane, no? Rispetto. No, ma c'è una giustificazione. Ecco, infatti, spieghiamolo. Molto semplice, perché altrove questa età media sappiamo che è sugli 80 anni, chi ha 90, chi ha 70, la media è 80 anni. Certo. Forse anche a Gorizia è per un motivo molto semplice, perché rammenteranno tutti gli telespettatori che il caso numero uno nel Friuli Venezia Giulia è stato rilevato proprio nella città di Gorizia, un dipendente di una importantissima società nazionale che ha sede, che opera moltissimo anche nella nostra regione, e questo caso era una persona di 50 anni, 55 anni, ha contagiato i suoi colleghi, perciò colleghi di 45, 50, ecco, però se l'età media dei contagiati, perciò nel primo mese di Giulia, cioè, pardon, nella nostra Asugi, comunque a Gorizia, è bassa, è altrettanto vero che questi, i primissimi casi ormai, chi ne è già uscito, chi ne sta uscendo, perciò godono tutti di una condizioni di salute assolutamente non preoccupanti, perciò certamente davanti alla tragedia che sta colpendo il mondo, l'Italia, la nostra regione, la Venezia Giulia, Gorizia, Trieste, però ci fa ben sperare questi risultati, perciò si può essere contagiati, non dimentichiamoci che probabilmente sono stime fatte non da me, c'è chi dice che per ogni positivo potrebbero esserci probabilmente anche 10 positivi magari asintomatici che non sanno di essere, che possono contagiare, perciò senza dubbio e fuori di dubbio, ma guanti e mascherina e a distanza delle persone, credetemi, non si può essere contagiati. Però se un istruttore, quando uno va a fare la roccia e l'istruttore vi dice che dovete comportarvi in quel modo, comportatevi in quel modo. Perciò se il medico ci dice di adottare queste misure, il gel per disinfettare, la mascherina, state lontani, se voi fate quello che vi viene detto, state tranquilli perché non potrete essere contagiati. Facciamo per la prima volta, non siamo tutti medici di noi stessi, all'italiana, quando uno guarda una partita di calcio se la prende con il mister perché dice dovresti far giocare lì in quel ruolo, siamo tutti allenatori. Cerchiamo di trattenere il nostro essere soloni in tutto, essere i migliori medici, migliori ingegneri, migliori chimici, migliori virologi, ecco, per un momento pensiamo di fare quello che ci dicono e non le fake news, ma quello che ci raccomandano quelle autorità che sono titolate per farlo, a cominciare per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia e le raccomandazioni che ci vengono dal sistema sanitario regionale. Affidiamoci assolutamente agli esperti. Grazie al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, buona giornata, buon lavoro. E alla prossima, al prossimo aggiornamento, grazie molte. Lo salutiamo, lo ringraziamo come sempre e continuiamo la nostra trasmissione in diretta. Allora, in diretta con ancora altre notizie, poi leggerò anche qualche ulteriore mail che è arrivata al nostro indirizzo e ascolterò anche la telefonata. Volevo ancora rendervi così farvi sapere che c'è un'altra notizia battuta dall'agenzia ANSA che prevede che siano 28 gli ambiti entro i quali potranno essere stabilite restrizioni per combattere l'epidemia del coronavirus, che andranno attuate comunque secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero
sull'intero territorio nazionale. Lo prevede la bozza del nuovo decreto legge in fase di messa a punto, che riordina le misure messe in campo finora attraverso i vari DPCM e che assorbe, abrogandolo, anche il primo decreto legge che aveva dato la possibilità di istituire le zone rosse all'inizio dell'emergenza. Tra le voci compaiono le possibilità di chiudere negozi, bar, ristoranti, le attività produttive e gli uffici della pubblica amministrazione, mandando i lavoratori in smart working. Ci sono poi le limitazioni ai movimenti, sia dall'abitazione per chi è in quarantena, divieto assoluto, sia dai comuni di residenza o anche, come fatto di recente da alcuni governatori e nel weekend dal governo, dai territori regionali o comunali. Si possono chiudere strade e parchi, oltre che scuole, teatri, cinema, musei, chiese, palestre e parchi. I parchi credo fossero già compresi. Queste le misure, insomma, in questa nuova bozza di decreto che dovrebbe raccogliere e mettere in ordine quelli precedenti, se abbiamo capito bene. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Chiamo Rossella. Rossella, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io telefono per un caso, spero che voi mi aiutate a risolverlo, come fate sempre. Ci dica, Rossella, ci proviamo. Allora, mio papà, chiuso a casa 3 anni, perché non riesce a camminare, ha 85 anni ancora per oggi, domani ne ho 86. Auguri. Tra un ricovero e l'altro ha preso, l'hanno trovato asintomatico, è ricoverato al maggiore, perciò l'ha preso in ospedale, fuori dubbio proprio. Noi 3 figlie siamo tutte che stiamo bene, sono passati tanti giorni perché è dal 6 che è ricoverato. Però è asintomatico, allora, sì. Okay. Sì, è asintomatico, il tampone è positivo. Sì. Perciò ha preso là, perché è chiuso a casa, è impossibile. Chiaro. Allora, è ricoverato là. Io ogni secondo giorno chiamo il reparto, perché io capisco tutto. Capisco che hanno la molle di lavoro enorme. Certo. Che non metto in dubbio, però... Però prego ogni secondo giorno se possono attaccarli quel telefono. Domani è il compleanno, noi è dal 6 che non lo sentiamo, vorremmo sentirlo, vorremmo domani fargli gli auguri. Nessuno ti ascolta, tutti ci dicono sì, stia serena, glielo apriamo. Vi capito. Prego, vi prego. Capito, che questo Rossella, arrivi a loro, spero. Quello che possiamo fare è rivolgere, attraverso appunto queste sue parole, rivolgere un appello a chi appunto ha in cura suo papà, di appunto consentirvi di chiamarlo. Io lo so che hanno cosa fare, ma attaccare un telefono alla però presa. Anche voi siete preoccupati, è normale. Sì, non lo sentiamo. Certo. Almeno sentirlo anche per assicurarci, ecco. Chiarissimo, signora Rossella. Speriamo che qualcuno ci ascolti e che sia possibile, insomma, questa telefonata. E dopo un'altra cosa, siamo in casa dell'Ater. Sì. Qua a Trieste fa freddo da 2 giorni. Sì, è vero. Io ho telefonato a chi ha la gestione del riscaldamento, se possono aprirlo lasciarlo aperto fino alle 11, perché ce lo chiudono tutto. Da quando hanno cominciato a aprirlo, alle 10 di sera, sicché alle 11 a casa nostra 18-17 gradi, nessuno mi ascolta. L'Ater è 2 giorni che telefono, neanche per idea rispondono. Vi prego, ho capito. Anche questo. Io spero che qualcuno vi ascolti. Va bene, grazie signora Rossella, speriamo di poter vi aiutare anche in questo. Per tutto quello che fate per noi. E tanto, e tanto. Grazie signora Rossella. Continui a seguirci e speriamo che, insomma, riusciate a telefonare al papà appunto almeno proprio in occasione del suo compleanno. Grazie davvero, buona giornata e auguri. Allora, non so se c'è un'altra telefonata in attesa. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì, credo di sì, perché sento un rumore in sottofondo. Pronto?
Pronto? Vediamo se riusciamo a parlare con questo telespettatore, altrimenti andiamo avanti, vediamo se riusciamo a recuperare magari poi la linea che mi Dove dicono sei è caduta? caduta. Sì, infatti. Grazie, grazie Enzo in regia. Allora, ci scrive Fausto per sottoporci un problema che già è emerso in questa giornata più volte. Dice: martedì, giovedì e sabato sono i giorni d'apertura della posta di Sant'Orligo Dolina. Oggi mi sono recato per pagare una bolletta scaduta ieri e la posta era chiusa per la disinfestazione. Mi pare una cosa assurda, visto che potevano farla nelle giornate di chiusura, cioè ieri. Questo non aiuta l'utente che cerca di uscire il meno possibile, ma poi si ritrova i servizi che non funzionano. Ribadiamo ancora una volta appunto questa problematica che evidentemente ha interessato tante persone nella giornata odierna. Ancora andiamo a vedere altre notizie. Dunque, abbiamo parlato appunto delle misure allo studio ancora per riordinare tutte le misure prese finora dai vari decreti. Ci sono i dati aggiornati sui controlli in Friuli Venezia Giulia, ce li riferisce l'ANSA. Allora, sono state 3.472 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia durante gli accertamenti per il rispetto delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronavirus. Di queste, 187 sono state denunciate per inosservanza e quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Nel corso delle verifiche, quattro persone sono state denunciate per altri reati e tre sono state arrestate. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, le forze dell'ordine ieri ne hanno controllati 1.415. Si registra una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Questo è il consueto bollettino, dei controlli che, come vedete, appunto dai numeri che sono piuttosto notevoli, ci sono questi controlli. Allora, ancora l'intervento, ancora un attimo, scusate, ecco l'intervento dell'esperto che dice: non c'è un rischio blackout internet, c'è banda sufficiente, l'emergenza farà nascere nuove esigenze. Quindi ci sono severi aumenti di traffico sulle reti dovuti ai lockdown di diversi paesi a seguito del coronavirus, ma il mondo non rischia un blackout internet, anche in Italia siamo in grado di reggere. È il parere di Antonio Capone, professore di telecomunicazioni al Politecnico di Milano, dopo che i colossi del web hanno ridotto la velocità dello streaming e dopo l'allarme lanciato da Mark Zuckerberg sul sovraccarico dei servizi Facebook. Ci sono significativi aumenti di traffico sulle reti che possono provocare dei disservizi, ma nulla di drammatico, dice appunto il professore. Con tutte le emergenze che abbiamo, da quella sanitaria a quella dell'economia futura, mi sentirei di scongiurare uno scenario apocalittico, ha spiegato Capone all'ANSA. Abbiamo banda sufficiente nel mondo che cresce in base alle esigenze di mercato e che continuerà a crescere perché questa emergenza farà nascere un aumento di traffico che non finirà col coronavirus perché ci sta aprendo a possibilità e strumenti che prima non usavamo. Per l'esperto anche la situazione italiana resta contenuta e cita i dati di Ookla, che è la società che fa il test sulla velocità delle reti. In Lombardia, prima della crisi, la velocità media delle linee fisse era di 70-75 megabit al secondo, dopo è scesa a 60-65, quindi un meno 15%, ha osservato. Per quanto riguarda le linee mobili, sempre in Lombardia, la situazione è peggiore, ma non drammatica, con un meno 21%. Siamo in grado di reggere e anzi in questo momento ci si accorge dell'importanza di un settore massacrato come le telecomunicazioni e di quanto sia fondamentale per un paese. Questo è l'intervento appunto dell'esperto sul rischio che appunto appare scongiurato dalle sue parole di un blackout internet. Torniamo sulla bozza del decreto legge, ipotesi di misure di regioni e comuni valide 7 giorni. Allora, chiariamo, le regioni possono adottare o sospendere le misure anticontagio sul loro territorio. Entro 24 ore le devono comunicare al Presidente del Consiglio e perdono efficacia dopo 7 giorni. Lo prevede la bozza, ancora in fase di definizione, di decreto che sarà oggi in Consiglio dei Ministri, che mira a regolare i rapporti
rapporti tra governo ed enti locali nella gestione delle ordinanze anticoronavirus. Anche i sindaci possono adottare o sospendere le misure restrittive per 7 giorni previa comunicazione alla regione. I sindaci non possono adottare ordinanze in contrasto con le misure statali, un tanto immagino per mettere ordine anche tra le varie interpretazioni e movimenti, appunto, nel difficile rapporto di coordinamento tra Stato e regioni che si è verificato in questi giorni. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. 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 Roberto, buongiorno a lei. No, Umberto. Umberto, Umberto. Buongiorno. Prego. Anzi, prima cosa, tante grazie da lei e da tutta l'equipe di Tele4 per quello che fate. Grazie. Volevo fare una segnalazione riguardo alle poste del sì. signore che ha fatto prima la segnalazione. Sì, dica. Ecco, io abito a Rasol Melara, sì. sono Umberto, mm-hmm. abito a Rasol Melara e questa mm-hmm. mattina, visto il calendario delle mm-hmm. poste, mi sono recato alla posta in via Pasteur, mm-hmm. di buon'ora, visto che la posta di via Pasteur dovrebbe essere aperta martedì, giovedì e sabato, questa mm-hmm. mattina sono andato di buon'ora, come le ho appena ripetuto, sì. fuori c'era il direttore con la sua sacrosanta sigaretta mm. e mi ha detto che la posta oggi è chiusa, questo era alle 8:15 mm. perché facevano la disinfestazione, ecco, sì, nel infatti. Giorno di apertura mm. questo è scandaloso e questo ci è stato proprio segnalato anche da altri telespettatori però, sì. non soltanto scusi. Per quello di Rozzol Melara ma anche di altri uffici postali esatto. che erano allora, aperti creare, oggi creare sì. disagio nei disagi a mio avviso è scandaloso mm. se non delinquente perché mm. visto che ieri erano chiusi domani sono chiusi perché fare nel giorno di apertura? Questa è la domanda che ci hanno rivolto diversi telespettatori. Allora io, mi permetta, sì. ho stragredito, sono andato in via Marconi mm. perché avevo delle bollette in scadenza, sono sì. andato in via Marconi e faccio un elogio enorme in via mm. Marconi perché sono operativi 5 operativi. E operatori operativi mm. hanno messo fuori un'ordinanza che oggi alle ore 12:30 facevano la disinfestazione. Da mm. noi a Melara non c'è nulla. Mm-hmm. Allora io suggerisco ai dirigenti postali di questi nostri funzionari delle poste che facciano un turnover e che vanno in prima linea, visto che il nostro ufficio postale di via Pasteur è mm. protetto di vetri e di tutto e non mm. hanno nessuna opportunità di essere contagiati, che vadano in via Mantegna o in via Marconi a lavorare in prima linea. Caspita Lina, perché non è giusto. Noi vabbè, siamo... ma noi non sappiamo insomma a cosa sia dovuto questo allora, disguido e probabilmente c'è stata una organizzazione. Dica. Ma sicuramente facciamo una cosa, io do un suggerimento. Sì. Fate un sondaggio nell'ufficio postale di via Pasteur e vedete com'è la posta. È protetta che neanche la posta di centrale è così. Semplicemente che ognuno fa quello che vuole. Vabbè, la ringraziamo per questa ulteriore segnalazione. Fra l'altro siamo stati proprio in via Pasteur questa mattina, quindi casomai poi vi faremo rivedere il contributo del nostro Umberto Bosazzi appunto allora, sul questo. Campo. Se gli altri posti sono aperti 6/7 e hanno non hanno presidi, perché io ero questa mattina in via
Marconi sono a livello della cinta. Certo, hanno le mascherine, hanno quello, ma non hanno le protezioni che c'è via Pastani. Capito, capito, è stato molto chiaro. Grazie, grazie ecco. Al nostro telespettatore Umberto che ci telefona da Rozzolmelara. Buona giornata. Allora, grazie anche per questa segnalazione che si aggiunge alle tante già arrivate proprio su questo argomento, appunto questo delle poste in disinfestazione nel giorno di apertura, e poi appunto la quale aggiungeva anche queste sue considerazioni sui diversi uffici postali. Allora, un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, Livio da Trieste. Livio? Sì, Livio. Sì, buongiorno Livio. Volevo farle presente che questa mattina sono andato a fare la spesa. Sì. A Catinara. Volevo chiedere, la mascherina e i guanti sono obbligatori per entrare dentro nel negozio o no? No, non sono obbligatori. Meglio sarebbe averli, ma non sono obbligatori. Ma quelli che girano fra gli alimenti senza mascherina? Ah no, per i lavoratori intende? No, anche gli ospiti. I compratori? Lo so, però non c'è l'obbligo. Non c'è l'obbligo. Anche perché comunque bisogna rispettare tutte le norme, no? La distanza, la pulizia delle mani, e tutte le norme insomma che abbiamo. Un consiglio è anche di usare i guanti, se non avete quelli usa e getta, piuttosto che niente, è meglio anche usare quelli per la frutta e la verdura e per spingere ad esempio il carrello. Ecco, norme igieniche un po' più stringenti, ma non c'è l'obbligo di avere la mascherina. Mascherina e i guanti. Va bene, la ringrazio. Grazie, grazie a lei. Buona giornata. Meglio insomma se uno può e se li trova questi dispositivi usarli comunque chiaramente. Andiamo ancora, abbiamo ancora un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? No, vedo che è caduta la linea. Allora, volevo tornare sul Corriere della Sera per rileggere questa intervista che è stata fatta appunto da Adriana Bazzi sul Corriere oggi alla virologa Ilaria Capua, virologa appunto che dirige il Dipartimento dell'Università della Florida degli Stati Uniti proprio per quanto riguarda gli agenti patogeni. Allora, i numeri sono freddi, freddissimi, quelli che ogni sera da qualche giorno la Protezione Civile alle 18 in conferenza stampa ci annuncia. Allora occorre interpretarli. Quelli di ieri ci dicono che i contagi stanno crescendo, ma che le persone sopraffatte dal virus, i morti, sono in calo rispetto al giorno prima e i guariti stanno aumentando. Ancora, in Lombardia, la regione più colpita, si stanno riducendo i ricoveri. È una buona notizia, risponde dagli Stati Uniti Ilaria Capua dell'Università della Florida, ma anche quella che studia la salute umana, ma anche quella animale, e dice significa che le misure di contenimento in Italia stanno funzionando, ma si può fare di più, per esempio facendo tamponi a tappeto sulla popolazione oppure utilizzando le tecnologie come il tracciamento via smartphone per intercettare contagi, le chiede la giornalista. È fondamentale fare il tampone sanitari, questa è la convinzione appunto della virologa. Questo sì, in Italia sono troppi i medici che si sono infettati, ma per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie ho qualche perplessità. Non siamo coreani, nella Corea del Sud, lo ricordiamo, questo tipo di tracciamento ha dato buoni risultati nell'intercettazione, nell'intercettare appunto i contatti potenziali diffusori di virus, e nemmeno cinesi, dove queste tecnologie sono state utilizzate. E da qui in avanti che cosa si può fare in Italia? L'unica cosa da fare è proteggere soprattutto le persone fragili, gli immunodepressi, perché magari hanno un tumore, chi soffre di malattie croniche come cardiopatia o diabete. Occorre entrare nell'ordine di idee che tutti, ma soprattutto queste persone, per un certo numero di mesi dovranno proteggersi. Probabilmente il contagio non si fermerà, anche se rallenterà.
Il sistema sanitario dunque andrà ripensato? Sì, si deve fare carico di queste persone che non sempre sono anziane, al di fuori della società produttiva. Sono persone che hanno ancora la loro vita lavorativa. Che dire a proposito della salute mentale? Ecco, questo è un altro tema a cui dobbiamo subito pensare. Sarà un problema per molte persone, questa epidemia rappresenta uno stravolgimento della vita. Ma il modello italiano per contrastare questa epidemia fa scuola? Sì, risponde l'esperta, può indicare una via. I provvedimenti restrittivi adottati servono per ridurre il numero dei nuovi contagi e permettere ai servizi sanitari di affrontare l'emergenza. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Ah, buongiorno a lei, sono Giorgio. Allora, io la disturbo, cerco di essere breve, però ci sono più cose. Ci Allora, dica. innanzitutto sicuramente io condivido con altri telespettatori, tra virgolette, quello che è lo scandalo, no, della posta tenuta chiusa per igienizzarne i locali, no? È una cosa che evidentemente ha riguardato più filiali delle poste, perché prima si citava anche via Marconi, che pur avendo lavorato comunque da un certo orario in poi comunque aveva avvisato l'utenza della necessità di igienizzare, quindi evidentemente è un provvedimento preso a livello diciamo centrale, no? Quello che invece rimane è che faccio il caso di specie, un rione popoloso, o meglio quello che noi a Trieste chiamiamo noi il casermone di Melara, che non lo dico in tono spregiativo, però sicuramente è un contesto abitativo densamente popolato, ha come riferimento veramente a due passi dalla loro realtà un ufficio postale, peraltro in periferia di Trieste, no? Ed è comune, e poi a quanto è successo anche ad altri concittadini, Nerione di Valmaura, eccetera, che sono stati costretti poi a spostarsi fino a Muggia, no? Si parlava Vero, stamattina, c'è è qualcuno vero, è che... vero. Ecco. Qui, allora, ci sono queste persone, questi nostri concittadini che avrebbero avuto a disposizione uno sportello veramente sotto casa, due passi, no, li si costringe a, tra virgolette, migrare, ecco, uso questo termine apposta, a migrare nel centro cittadino, quindi al di là della strada, al di là del rischio di contagio, ma anche, insomma, del disagio proprio puro e semplice, no, del dover organizzare la propria giornata, con le prescrizioni, con le restrizioni al traffico e tutto, veramente son provvedimenti che secondo me sono inconcepibili, ma questo è stato detto da più parti, io sicuramente mi associo. Invece una battuta, però una battuta dal mio punto di vista amara, perché non, veramente non riesco a capire. E poco fa io stavo pranzando, siamo tutti quanti reclusi a casa, e quindi i momenti, diciamo, no, si cerca di passarli il meglio possibile. È una battuta la mia, dottoressa Bucarella, però Sì, dica, è dica. andato in videochiamata, no, il personaggio Schiavone, no? Che, Ah beh, ecco. lei non l'ha gradito, insomma, No, ma no, immaginavo, no, ma non sì. voglio, le dico, non cercherò di non essere, di tenermi con un tono pacato, no? Allora sicuramente, ecco, il pranzo mi è rimasto un po' sullo stomaco, ma perché? Perché a conclusione di quella che è stata la sua telefonata, non ha anche oggi perso occasione per dire no, e lui auspica che non ci siano, a seguito del suo intervento televisivo, Polemiche. sciocche osservazioni, se ho capito bene, ecco, ma le sciocche osservazioni, c'è questo signore, è dai primissimi tempi che continua a parlare di accoglienza diffusa. Allora adesso c'è il problema che non è risolto. Sono visioni diverse, Sì, insomma, però l'abbiamo io quello che capito. vorrei, io quello che però vorrei solo dire, ed è per questo che ho chiamato, e sono stato anche fortunato, tutto sommato, a prendere la linea, Dica. è che allora, che usi toni più pacati lui, ci sta, perché evidentemente a Trieste si usa dire no, gavaraccia pa per le recce, no? Ma questa è una mia battuta. Invece quello che rimane è che sì, finalmente si lavora di concerto, finalmente c'è, come dire, vuole avere anche lui un ruolo propositivo, no? Il grande impegno sul campo, eccetera. Ma le migrazioni che continuano, e quindi io dico a confini chiusi, a confini anche regionali chiusi, con tutte le restrizioni, queste migrazioni continuano e lui continua a gestire quello che è il sistema dell'accoglienza. Cioè, allora chiudiamo i confini con i nostri concittadini italiani che sono residenti a Monfalcone, faccio un esempio, ma già a Sistiana, già a qualsiasi comune che non sia quello nostro di Trieste, no? Per cui devo andare a Sant'Orligo, è un problema, no? Però lasciamo scavalcare i confini da uno stato all'altro a persone che vivevano in situazioni di indigenza, sono comunque portatori di
di qualsiasi problematica dal punto di vista sanitario, diciamo che... non ultimi i pilocchi, ecco, per dirvi in maniera che è il problema minore. Stiamo parlando di vie completamente aperte e di ribadisco... un signore che si occupa e continua non... con la con ribadisco la, con che le vie trino. Ribadisco che le vie non sono aperte e comunque appunto le restrizioni valgono per tutti e c'è proprio, era proprio questo il senso dell'intervento, sì, no? Sì, che certo, bisogna però... assolutamente trovare un posto a queste persone dove queste persone non costituiscano poi anche un pericolo per se stessi e per gli altri, no? Quindi certo, le però, misure sono stringenti per tutti, dobbiamo tutti rispettarle e le vie non sono aperte. È chiaro cosa. Che continua il fenomeno perché esatto, non si sta... questo è il punto. Ma certo, ma questo, su questo non credo ci possa fare nulla né il dottor Schiavone né insomma, no, però, ci sta provando a fare qualcosa farla. Le forze dell'ordine, ma insomma non... Sì. Però mi scusi, una cosa con i mezzi che hanno, fare. Ecco. Anziché continuare a chiedere soldi alle istituzioni, io dico chiuda, si renda conto che non è più gestibile la mole di persone. Ma come ha detto lei, questo fenomeno c'è e qualcuno lo deve gestire in questo momento. Sì, è particolarmente, dire, è particolarmente perché, importante che qualcuno lo gestisca perché appunto ci sono delle persone in strada. Capito, e non ci possono le stare. Associazioni che si improvvisano, no, e in barba ai divieti continuano a operare. E poi c'è l'ICS che alla fin fine sembra avere il monopolio di sta cosa e in cima all'ICS ha vinto un appalto, signore, cioè si tratta è un appalto, voglio di dire, un appalto, sì, certo, certo, ma forse si può vedere di affidarlo anche a qualcun altro perché non credo manchino. Ci hanno anche provato, sono andate deserte anche tante gare, insomma, quindi poi comunque diciamo che l'emergenza adesso è proprio un'altra, è quella che insomma ha spiegato bene nel suo intervento telefonico Schiavone però stesso. Però sono soldini che entrano, continuano a entrare soldini nelle tasche di certe persone. Io su questo vabbè, qua inviterei a riflettere, poi che allora, che l'emergenza venga gestita anche dai volontari e in primis dalla nostra protezione civile è un fatto, che poi ci sia qualcuno che si fa pagare per erogare servizi è giusto, però ricordo anche che ci sono aziende che per esempio stanno producendo e stanno donando il loro prodotto alla collettività. Io non lo so, magari mettersi la mano sul cuore, visto che è molto vicino anche no, alle rappresentanze ecclesiastiche, io inviterei il signor Schiavone a mettersi la mano sul cuore. Va bene, grazie, buona giornata. Allora, ancora un intervento, non so se c'è anche una telefonata, però volevo leggere anche una mail da parte di Anna che scrive sarebbe utile fare un coordinamento fra le banche con una per sapere quando e dove i bancomat sono operativi, perché a volte ci si deve allontanare parecchio da casa per approvvigionarsi di contante, perché anche se esiste il servizio a domicilio, a volte il negoziante non ha il POS. A me hanno dato la multa perché sono dovuta andare in centro per un quantitativo di denaro superiore a quello che l'unica banca in zona erogata, dato che dovevamo fermarci a lungo a casa, quindi alle 7 del mattino in Piazza Garibaldi full di uomini sfaccendati, ci fa sapere sempre Anna, insomma lancia comunque questa proposta che potrebbe anche risolvere il problema che ci riferiva un'altra signora, credo se non ricordo male, di Roiano, che non aveva trovato appunto denaro nel bancomat vicino a casa. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? È caduta la linea, credo, non lo so. Proviamo a sentire se riusciamo a recuperare questa signora. Sì. No, è caduta la linea, allora. Allora, la invitiamo a richiamare, ci dispiace, e andiamo ancora a leggere qualche notizia prima di andare in pubblicità. Dunque, coronavirus, ieri 10.000 denunciati, questi sono i dati italiani. Ieri le forze di polizia hanno controllato in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 228.500 persone hanno controllato e 9.949 sono state denunciate, quindi quasi 10.000 persone. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 87.558, denunciati 103 esercenti.
docenti e sospesa l'attività di 25 esercizi. Salgono così, indica il Viminale, a 2.244.868 le persone controllate dall'11 al 23 marzo, 102.316 quelle denunciate per inadempienza ad ordini dell'autorità, 2.348 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, 1.061.357 gli esercizi commerciali controllati, 2.380 i titolari denunciati. Allora, abbiamo ancora una telefonata, vediamo se riusciamo a sentirla. Pronto, buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Buongiorno, sono in linea. Buongiorno. Io volevo domandargliela perché come se siamo messi con quelle bollette che sono rimaste. Buongiorno. Sì, ci dica. Può parlare. Allora, perché mi devo pagare internet e non posso uscire? Mm. E come se poi risolvere i problemi, sono bollette bloccate fino a che non passa con la coronavirus? Ma bollette di cosa, mi scusi? Di internet. No, deve sentire il suo gestore, il gestore telefonico che le fornisce il servizio per capire se c'è la possibilità di qualche dilazione, ma non credo, credo di no. Spero di aver... Sì, e dopo voglio domandarvi ancora una cosa. Dica. E quello là del sostegno di famiglia che... Quello del sostegno di famiglia del coso ancora non sono arrivati i soldi. Come si fa a mettere games? Per quanto riguarda il sostegno al reddito, il reddito sì, di cittadinanza... Il reddito. E guardi, l'INPS, ho parlato poco tempo fa, insomma, con fonti sindacali proprio dell'INPS, dei lavoratori dell'INPS, mi hanno riferito che l'operatività degli uffici, per quanto in smart working, per la maggior parte è quasi completa, quindi non dovrebbero esserci ritardi nell'erogazione, o insomma si tratterà di al massimo qualche giorno, perché è tutto regolare, vengono erogati tutti i servizi e le pensioni, il reddito di cittadinanza, le disoccupazioni, insomma tutto quello che compete all'INPS erogare. La ringraziamo per la telefonata. Anche io, Leo, grazie a lei e buona, buona giornata. Grazie, grazie. E noi dobbiamo andare rapidamente a fare una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo.